radioterapia oncologica è una disciplina molto speciale perché pone al centro il paziente oncologico, che è un malato particolare e deve affrontare una sfida molto importante. Quindi la clinica è sempre al centro, ma al centro non c'è solo la clinica, ma anche la tecnologia, una tecnologia che è sempre più avanzata. Quindi clinica, tecnologia, ricerca e anche innovazione, perché dobbiamo assolutamente migliorare la prognosi e l'outcome di questi pazienti. La radioterapia oncologica utilizza radiazioni ionizzanti per la cura dei pazienti oncologici e può essere erogata con diversi intenti, sia con intento curativo che con intento palliativo. Alcune tecniche, fra quelle qui in Humanitas più frequentemente utilizzate, comprendono la radioterapia stereotassica corporea o la radiochirurgia che utilizziamo per le lesioni cerebrali. Oltre all'utilizzo dei fotoni, c'è una moderna tecnica di radioterapia che utilizza invece i protoni e grazie alle proprietà dosimetriche dei protoni consente un'irradiazione ancora più precisa dei tessuti tumorali, in particolare dei tessuti tumorali che sono molto radioresistenti alle normali radiazioni e che si trovano molto in profondità, in particolare vicino al midollo spinale. Lo specialista in radioterapia oncologica può lavorare sia in Italia che all'estero in centri di avanguardia, sia per quanto riguarda la clinica che la ricerca. Per chi vuole approfondire la ricerca, esistono percorsi dedicati di PhD che consentono di approfondire argomenti e tematiche particolari che sono ancora in evoluzione. Se dovessi definire in un aggettivo la parola che definisce meglio il corso di radioterapia, direi speciale.